un concerto di musica classica per violino e pianoforte. Ad incantare il pubblico del Santuario Maria Santissima dei Miracoli, il violinista Giuseppe Lazzaro e la pianista Fiorella Miracola, un duo ormai consolidato da ben 4 anni e che si esibisce durante tutto l'anno in varie tappe in giro per la Sicilia. Un concerto organizzato dal Comune di Mistretta in collaborazione con la parrocchia Santa Lucia, che ha chiuso le manifestazioni natalizie. Tanti brani proposti dal tema sacro liturgico, come l'Ave Verum di Mozart, l'aria di Bach, il Panis Angelicus di Franck, la Vergine degli Angeli di Verdi, 4 Ave Maria di Gounod, Caccini, Schubert e Piazzolla, e in chiusura anche un messaggio di pace e speranza per il nuovo anno attraverso alcuni brani natalizi come Merry Christmas di John Lennon. Tanti gli applausi, richiesto anche un bis eseguito dai 2 musicisti, presente il parroco Monsignor Michele Giordano, che ha donato ai 2 musicisti i libri sulla storia del santuario e il calendario del nuovo anno, il sindaco Sebastiano Sanzarello, l'assessore Massimiliano Melidone e gran parte dell'amministrazione comunale. È stata una serata emozionante, ha detto il maestro Giuseppe Lazzaro al termine della serata, a nome anche della sua collega Fiorella Miracola, davanti a tantissima gente e in un santuario grande e dall'acustica fantastica. Continua: ringraziamo per il grande impegno profuso l'arciprete Michele Giordano, l'assessore Massimiliano Melidone, l'amministrazione comunale, la redazione e i tecnici di Telemistretta. Un ringraziamento particolare anche al sindaco Sebastiano Sanzarello per le belle parole dette al termine. Per il duo Lazzaro Miracola si chiude un bellissimo periodo natalizio con 4 concerti realizzati, Capodorlando, Floresta, Piraino e Mistretta, e ben 2 programmi differenti.